che capolavoro ho fatto! Ah, ma sempre nature morte, sempre nature morte! Uffa, che barba! Oh. Buongiorno! Buongiorno! Modella, buongiorno! Sono la modella! Ah, benissimo, sì. Buongiorno, si spogli, sa, vorrei fare la sua figura in fiera prima che arrivi mia moglie. Perché? E perché sa come sono le donne, lei vorrebbe sempre figure morte, sempre nature morte. Io invece sa una volta ogni tanto una figura viva, e invece lei sa com'è mia moglie. È gelosa, eh? No, 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 ma si spogli, si spogli, vedrà. Vedrà che capolavoro, perbasso, era anni che agognavo di fare un... Va bene così. Benissimo. No, no, sì. No, 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 si tolga il soprabito, la giacchetta, si tolga tutto, ma faccio in fretta. Presto, presto. Oh. Oh. Alza presto, per favore. Che destro mi ispira. Oh. Vedrà che meraviglia. Ah, così. Il terricolo numero uno è la nonna. Il terricolo numero due è sempre la nonna. Bella roba. Che bellezza! Hai visto che bellezza? Che bellezza, un corno! Cosa fa lei qui? Sono la modella! La modella, sì, ma dico io! Ma cara, scusa, sai, ma siccome io vorrei concorrere al premio Barzotto per la pittura... Con una figura di donna? Sì, sì. Ma lo sai che le figure di donna non sono il tuo forte, si rivestono? No, no, aspetti un momento! Il tema del concorso è proprio figura di donna! C'era bisogno di chiamare una modella, ma dipingi me? Per carità, è figura di donna, t'ho detto! Ah, perché io cosa sono? No, cara, ho detto che il tema è figura di donna, tu sei figura di moglie, tutta una... Ah, cosa, sì, E poi sai, il primo premio è 1.000.000, quindi... Ah, beh, allora, fai pure. Allora posso? Sì, fai pure. Spogli, per favore, si mette in posa, vedrà allora, cosa... Allora, signora, prego. Benissimo. Faccio pure. Il pericolo numero uno è la nonna. E che fa? A noi, l'estro mi spigra. Che hai fatto, cara? Così non la vedo. Te la racconto? Cosa? Te la racconto io. Come me la racconti? Ma che è, una favola? Tu mi domandi, io ti dico com'è, cosa vuoi sapere di lei? Come voglio sapere tutto, se devo ritraggo. Dimmi com'è la faccia. Una faccia comunissima, come tutte le altre. Come tutte le... Ma scusa, come faccio a ritrarla in questa maniera così vaga? Ma io devo sapere com'è il viso, se è tondo, ovale, bislungo, scusa. Pentagonale. Signora, non è per... Pentagonale. Pentagonale? Sì. Sì, un po' così, come quello della Pampanina. Ah, beh, assomiglia alla Pampanina. Oh, ci vuole altro. E i capelli? Non esistono. Che non esistono? In piazza? Come? Non guarda, fa una pena che non ti dico. Vabbè, quattro zeppi, signora, non le permetto di insultare. Quattro zeppi, ma come sono? Tinti. Vabbè, tinti, ma di che colore? Indefinibile. Guarda che razza di schifezza, di modella sono andato a scegliermi io. Eppure non sembrava. E gli occhi come sono? Gli occhi. Grandi, grandi. Gli occhi si guardano. Gli occhi sono grandi, ma stupidi come quello di un bue. Signora, non le permetto di insultarmi, sa? Ma come? E le orecchie? Le orecchie grandi, grandissime. Come quelle di un elefante? Oh, ma poi sono diverse l'una dall'altra. Ah, pure! Oh, ma cosa? E l'altra com'è? Ma perché ti interessi queste orecchie? Vabbè, cara, allora il viso è finito. Oh, scusa, vorrei dirmi almeno sotto il viso, sotto dico il viso. Più giù. Dove? Com'è più fatta giù. Più giù? Più... La vettuccia di Terracina, la vettuccia di Terracina. Ecco qui. Cara, e le gambe, mi vuoi dire come sono le gambe? Le gambe? Sì. Tutto da un pezzo. Quattro zeppi. Ah, sì? Zampe di tavolino, anche quelli. Tavolino, che stile? Cipendal. Cipendal, va bene, Cipendal. E i piedi? Almeno i piedi me le farai vedere, no? Ma c'è bisogno di vedere i piedi, ma i piedi sono tutti uguali, guarda i tuoi, vabbè, no? Vabbè, io faccio il 47, ecco, e non ce ne fai il 47. Oh, le mani? Oh, le mani come piedi. Come basta, piedi. Basta, vabbè. Perché sono stufa. Se ne vada. Ne ho abbastanza anch'io, sa? Bene. E io sono più stufo di voi. Ma guardate che razza di schifezza mi avete fatto fare. Tesoro, ma lo vedi che le figure di donna non sono il tuo forte? Tu devi fare sempre nature morte, sempre nature morte. La sente, sempre nature morte. Fai una bella natura morte e manda quella. No, cara, io mando questo quadro. Voglio svergognarti, voglio sentire cosa dirà la gente. Guardi, è lei questa, sì, sì. È lei. Sono lieto di conferire il premio Barzotto per la pittura a questa figura di donna. In questo suo capolavoro l'artista ha voluto creare, oserei dire, una nuova figura di donna, privandola coraggiosamente di tutti i suoi attributi convenzionali. Quanto a me, prendetemi per fesso, ma io la donna la preferisco con tutti i suoi attributi, sia pure convenzionali. E vogliamo andare, cara? Thank you.